Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beh, occorre sempre vedere con chi si parla, no? È difficile dire qual è l'opinione di un popolo se non la si misura. Questa è la ragione per la quale noi rispetto al popolo italiano abbiamo cercato e cerchiamo il referendum, proprio perché quello è il solo modo che c'è di conoscere che cosa un popolo davvero, davvero crede. Comunque sia, rispetto al Papa, io credo che ci sia un lavoro enorme che va fatto e che qualcuno deve fare, e certamente la diplomazia vaticana ha tutte le possibilità e le carte in regola per poterlo portare avanti. Non è il certo che è arrivata a Roma e trovando, come dire, un appoggio così incondizionato e così anche un po', come dire, fuori dalle righe da parte della nostra propaganda della destra al governo, che si è trovata molto amica in qualche modo di Zelensky, anche per un'evidente affinità. Mi tocca dirle una cosa, Matteo, che se c'è una cosa in cui c'è una grande linearità fra il governo di Mario Draghi e quella di Giorgia Meloni, è proprio quella, cioè è la cosa su cui più la Meloni è rimasta nel solco di Draghi, questo del rapporto con l'Ucraina, Che siano governi autoritari in continuità, l'abbiamo detto e stradetto mille volte, sono 3 anni che le politiche in realtà dal punto di vista dell'economia politica non cambiano minimamente. Il punto è che è chiaro che Zelensky è arrivato al pomeriggio in Vaticano, come dire, in una posizione rafforzata nel suo delirio di onnipotenza di questa fase, di pensare di poter risolvere la guerra attraverso, come dire, il riarmo e attraverso una potenziale vittoria finale che veramente è difficile immaginare. Io vorrei che la gente cominciasse a riflettere seriamente di che cosa può voler dire vincere questa guerra per l'uno o per l'altra parte. Allora, questa è evidentemente una guerra che non può vincere nessuno. Facciamo una cosa, perché devo sentire tutti gli altri, giustamente.